Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 7 maggio 2012 e sono ora circa le 9 del mattino. Ecco il titolo della odierna trasmissione. Amore ad interesse. Il fatto sta che io ieri, cioè, anzi non io, ma questa pregiata pubblica web TV, ha collocato una breve trasmissione intitolata «Tu mi rubi l'anima». È una canzone, tu mi rubi l'anima. Ci sono tante altre canzoni, per esempio ma che bruci la città, ma che bruci la città, basta che siamo insieme noi due bene. È bello fare l'analisi ideologica delle canzoni d'amore. E allora su questa mia trasmissione tu mi rubi l'anima, dove io parlavo dell'anima, tra l'altro, se uno deruba l'anima, non ti ruba niente, perché l'anima è un'invenzione patriarcale, platonica. Avevo citato anche Platone, no? Nel video tu mi rubi l'anima. Un caro amico che mi segue da tanto tempo mi dice che io, siccome ho fatto dell'ironia sull'amore, dico che sono senza sentimenti. Sono come un ariano, un alieno. Ma insomma, è possibile, Santa Madonna, che c'è la frase che dice predicare al vento, una voce che grida nel deserto? Ma è possibile che io, e questa mia pregiata pubblica web TV si basa su questo romanzo storico-mitologico, La stirpe del serpente, che voi lo trovate nel pregiato catalogo a Liberti Editore, Francesco Liberti Editore, e che tra l'altro Francesco Liberti, lo ripeto, è uno degli azionisti di maggioranza del Fatto Quotidiano, il pregiato quotidiano di cui uno dei vice direttori è Marco Travaio. Eccolo qua, caro, non c'è bisogno che lo compiate, lo trovate anche in una buona biblioteca comunale, ve lo leggete gratis. Ma insomma, io so 4 anni che sono qua su questa pregiata pubblica web TV. In questi 4 anni ho collocato sull'amore mi pare circa 3.000 video, e tutti i miei video si basano su questo mio romanzo storico, mitologico. E mi debba sentire dire che io non c'ho, io sono un alieno, non c'ho sentimenti. Vabbè, a parte il fatto che non sappiamo come sono fatti gli alieni, ammesso che ci siano, così come non abbiamo mai saputo qual è il sesso degli angeli, d'accordo? Non sappiamo che sentimenti abbiano gli alieni, ammesso e non concesso che ci siano. Ma quante volte dovrò predicare che l'amore, come era inteso nel contesto della trasmissione Tu mi rubi l'anima, là si parlava, non si parlava mica dell'amore universale, della fratellanza universale, si parlava dell'amore tra un uomo e una donna, o tra un uomo e un uomo, o tra una donna e una donna, di quell'amore lì si parla, no? Nel video intitolato Tu mi rubi l'anima, e si parla di quell'amore lì, quello che si dice anche amore romantico, anche se non è amore romantico, però ci sono tutti i romanzi di Federico Moccia, no? 3 metri sopra il cielo, e Scusa se ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare, ci sono anche tutte le opere di Francesco Alberoni, no? Anche se non lo chiamiamo amore romantico, sempre quel tipo di amore lì è quell'amore che io chiamo l'amore miceneo. Allora, questo sentimento d'amore, questa passione d'amore, non c'era in matriarcato. In matriarcato uomini e donne si univano, si intrecciavano, e non sulla base della nostra passione d'amore, ma sulla base di affinità elettive e del desiderio sessuale, perché la passione d'amore nasce nel laboratorio patriarcale, è una delle tante costruzioni patriarcali, e ci ho dedicato questo romanzo a capire come nasce e la passione d'amore in laboratorio, nel laboratorio patriarcale, come nasce. Tutto è dovuto all'imprinting all'interno della famiglia patriarcale, ma io non posso ricominciare da capo a dire quello che ho già detto, non so se in 2500, 3000 video, e soprattutto quello che ho scritto qua. Non posso ricominciare sempre da capo. Andate a vedere i video che ho dedicati all'amore, cioè all'amore inteso appunto in questa maniera qua, tu mi rubi l'anima, questo amore è una camera a gas,
bruci la città. Quest'amore qua, l'amore di Federico Moccia, dei romanzi di Federico Moccia, va bene? Non parlo mica dell'amore universale, della fratellanza, parlo di questo amore qua che spinge due ad andare a sposarsi, a promettersi di stare insieme per tutta la vita, cioè si promettono di stare insieme all'ergastolo. Tant'è vero che poi vediamo un po': si separano tutti, si divorziano tutti, e quelli che non si separano o non divorziano stanno insieme o odiandosi o giù di lì. I grandi misfatti della famiglia monogamica patriarcale che si perpetuano sempre per quel miserabile desiderio patriarcale per cui ciascun uomo ci tiene tanto ad avere un figlio che proviene dal proprio sperma. L'amore è una parola polisemica, è una parola per tutte le stagioni e bisogna vedere cosa si intende con la parola. Ah, vi ho già detto tante volte che tra l'altro la parola amore non ha. Se voi andate a vedere da dove deriva la parola amore, vi dicono deriva dal ladino, poi c'è scritto di lontane origini pre-indo-europee. Quando c'è scritto di una parola che è di lontane origini pre-indoeuropee, vuol dire che non si conosce l'etimo, cioè è una parola che non ha radici, è una parola che si usa per tutte le stagioni, buona per tutte le stagioni. Io amo le montagne, io amo i cani, io amo la natura, io amo il nuoto, io amo di qua, io amo. Poi, ovviamente, e qua sto parlando io dell'amore, di quell'amore, non l'amore per le montagne, l'amore per gli studi, l'amore per la filosofia, no, l'amore. Quella passione che spinge due persone a stare insieme e magari persino a sposarsi, magari persino a sposarsi, a farsi la famosa promessa, no? Io parlo di questo amore qua, perché poi ci sono state forme d'amore. Io nel video intitolato Tu mi rubi l'anima, non ho mica parlato dell'amore universale, non ho parlato dell'amore tra un ragazzo e una ragazza, Tu mi rubi l'anima, che è un tipo d'amore che spinge a chiudersi. Che è tutto il contrario della fratellanza universale. Questo amore è cosiddetto romantico, amore miceneo, amore stinnovistico, amore trovadorico, oppure l'amore di Jacopo, le ultime lettere di Jacopo Ortis, oppure l'amore del Goethe, I dolori del giovane. Ecco, questo amore qua spinge due a stare insieme e ad escludere tutto il mondo. Pensa un po' che amore, tutto il mondo non esiste, tutto resta, esiste soltanto. Lui, lei e i bambini, il resto infatti può pure morire. Ma che bruci la città? Ma che bruci la città? Tu mi rubi l'anima, e cose simili, miserie di questo tipo. Quindi, caro amico, ma che cosa mi viene a dire? Io ho fatto un'analisi dell'amore inteso appunto inteso alla maniera patriarcale, 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 capito? Perché l'amore ci avrà mille significati. Io amo le montagne, amo gli alberi, io amo di qua, io amo di là. È diversa la compassione buddistica. Diversa la compassione buddistica, lo dice la stessa parola. Cum patere, soffrire insieme, o simpatia, solidarizzare. Diversa la compassione buddistica. La compassione buddistica. Che è tradotta un po' male, perché meglio sarebbe dire simpatia, la simpatia, perché hanno lo stesso significato, solo che simpatia nel linguaggio corrente è una cosa, diciamo, positiva, la compassione sembra una cosa negativa. No, Buddha diceva che dobbiamo compatire l'universo intero, d'accordo? Dobbiamo solidarizzare con tutti gli esseri viventi, pure con gli animali, diceva il Buddha. Sono cose diverse. Se la parola amore la usiamo come amore universale, e allora sì che ci incontriamo con la compassione buddistica. Ma se la parola amore la usiamo nel contesto in cui la utilizzo io, in questo romanzo storico-mitologico e nei miei video. E la consideriamo così come la considera Francesco Alberoni nei suoi saggi, o come la considera Federico Moccia nei suoi romanzi per gli adolescenti. L'amore è una cosa non tanto positiva, non tanto positiva, cari amici, perché spinge all'isolamento totale della famiglia nei confronti della società.
Quando due si sposano hanno chiuso con la società. Basta che le cose vadano bene in famiglia, si fa per dire vadano bene, perché non vanno bene. Comunque sono tutti concentrati nella loro famiglia. Ma la società, ma bruci, bruci la città, bruci, bruci la città. È questo che volevo dire. Ma io quando ho fatto il video ieri, intitolato Tu mi rubi l'anima, io davo per scontato che uno che mi segue da tanto tempo poteva capire a quale tipo d'amore io facevo riferimento. E facevo riferimento non all'amore universale, alla fratellanza universale o alla compassione buddistica, e io facevo riferimento all'amore creato in laboratorio, nel laboratorio patriarcale, che spinge a formare la famiglia monogamica patriarcale, che è il covo. Che è il covo dove si perpetua la tragedia patriarcale. Perché poi sapete che l'amore, il cosiddetto amore, così come arriva se ne va. E voi restate lì a guardarvi in faccia e dite: ma che stiamo a fare qua insieme noi due? È stata costruita apposta, la cosiddetta passione d'amore è stata costruita nel laboratorio patriarcale, dai primi patriarchi. È uno strumento per indurre le persone a formare la famiglia monogamica patriarcale, perché è la famiglia monogamica patriarcale che sta alla base della società patriarcale. È dentro la famiglia monogamica patriarcale che nasce l'amore per la proprietà privata. Quante volte io ho detto che la parola proletario significa, sul piano etimologico, colui che come unica forma di proprietà privata ha i propri figli. Andiamo su, andiamo, non è che ogni volta mi devo ripetere, cari amici, su, andiamo. C'è una bella differenza tra l'amore, quello lì, dei trovatori, va per la selva bruna, solingo il trovador, domato da ricotta, la fortuna, o l'amore quello lì, di Federico Moccia, è l'amore universale. L'amore quello che spinge due persone a stare insieme o a sposarsi, è proprio in un concentrato di egoismo, d'accordo, cari amici? Poi qualche detto che sì, gli va bene agli avvocati l'amore, perché come l'amore viene così se ne va, poi due vanno dagli avvocati, poi vanno a finire in tribunale. La norma è questa, cari amici, d'accordo? E bisogna guardare in faccia la realtà, quindi distinguiamo tra l'amore come passione e l'amore universale, che è ben altra cosa. L'amore universale diciamo che è quasi sinonimo della compassione buddistica o della simpatia buddistica, ma l'amore così passionale, come è una creazione del laboratorio patriarcale, è un concentrato di egoismo. La famiglia si isola dalla società, la famiglia si dimentica che esiste la società, la famiglia vive all'interno di se stessa. E vive tutte le proprie contraddizioni e tutte le proprie disperazioni. Va bene, spero di essermi spiegato. Può darsi che anche questo video sia, come si dice, urlato alla luna, urlato alla luna. E vabbè, io sono qua. Che ripeto le stesse cose, anche perché mi rendo conto che non è facile fare certe analisi, eh. Siamo così condizionati, anche a livello linguistico, che si fa fatica a capire. Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.